Buongiorno a tutti voi amici, familiari delle vittime innocenti di mafia, un saluto a tutte le istituzioni, ma subito lascio la parola per un suo saluto e per accogliere tutti quanti voi a Don Luigi Ciotti. Luigi. Che meraviglia, che meraviglia. Sono felice per la 18ª volta di accogliervi e di dirvi una cosa importante. Sappiate sempre che vi vogliamo tanto, tanto bene e che le persone a voi care, ma anche a noi care, che hanno perso la vita, uccise dalle mafie, oggi più che mai in questa sala, in questa città, sono vive. Grazie. E al sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che ci accoglie in questa splendida città, il nostro saluto e il nostro grazie. A nome della città di Firenze siamo noi che vorremmo dirvi grazie. Dire grazie a Libera, che ci onora con una pacifica invasione che domani toccherà tutta la città, ma che già da oggi ha questo momento iniziale così bello. Ma grazie a Don Luigi. Don Luigi è cittadino onorario di Firenze, quindi è uno di quelli che decide. Fortunatamente non vota a Firenze, ma è comunque per noi, nei nostri cuori, non soltanto per quello che ha fatto, ma per quello che sta facendo. Quindi è di casa. La fascia potrebbe mettersela lui, anziché io. E però grazie a voi, perché questo salone è bellissimo, è il salone dei 500. Lo dico ai bambini, ai ragazzi delle scuole. In questo salone hanno litigato Leonardo e Michelangelo. Leonardo, alla vostra destra, stava realizzando la battaglia di Anghiari. Allora, per far pari a quella che nella vostra sinistra, Michelangelo doveva fare la battaglia di Cascina. Tant'è che qualcuno scrisse: è la scuola del mondo, il massimo capolavoro, il massimo luogo di bellezza. Bene, questa bellezza poi ha attraversato tanta parte della storia della nostra città. È arrivato il Vasari, Michelangelo, quella statua lì, la seconda, dal palco, è una statua di Michelangelo. Ci sono passati alcuni tra i più grandi pensatori. Questo salone l'aveva voluto il Savonarola. I grandi personaggi che hanno segnato la storia non soltanto d'Italia. E poi il Parlamento. Oggi si riunisce per la prima volta al Parlamento della nuova legislatura ed è molto bello che sperare che in tutte le difficoltà italiane qualcuno in quei palazzi ascolti la vostra voce, la nostra voce e il grido di speranza anche che domani Libera dalla città di Firenze farà sentire. E poi qui un grande sindaco, quando i sindaci erano persone serie a Firenze, so che non è credibile dirvelo, ma c'è stato un momento in cui i sindaci erano anche persone serie, e c'era un grande sindaco che riunì in questo stesso salone le città di tutto il mondo, le città capitali. Lui riteneva Firenze capitale della bellezza e allora poteva dialogare come Firenze con tutte le altre città capitali del mondo e poi le città del Mediterraneo. Quel sindaco si chiamava Giorgio Lapira ed era capace di uno sguardo profetico e di un'intuizione che faceva di Firenze una capitale del bello. Ecco, io però vorrei dirvi grazie perché di fronte a tanta bellezza, alla bellezza del Duomo che qualcuno di voi vede alla mia destra, alla vostra sinistra, alla cupola del Duomo, del Brunelleschi, c'è una bellezza ancora più grande che Firenze in qualche modo oggi è chiamata, non dico a contenere perché forse non è contenibile, è la bellezza di chi cammina, come ha detto Don Luigi, volendosi bene, nel ricordo di donne e uomini che perdendo la vita hanno comunque lasciato qualcosa a tutti noi e ci lasciano soprattutto
la dignità e la speranza di poter guardare al nostro paese con occhi diversi. Ecco, allora la bellezza di Firenze non è soltanto nell'opera d'arte, non è in una statua, non è in un capolavoro artistico, non è in un monumento. La bellezza di Firenze è nel fatto che la vostra presenza qui ricorda a tutti noi che dobbiamo essere donne e uomini e non soltanto genericamente la gente. Io sono felice, a nome di questa città, di darvi il benvenuto, perché con la vostra presenza qui sì, ci ricordate che dobbiamo fare tante cose, tante leggi, tanti provvedimenti. Da Luigi è uno stimolo straordinario in questo. Quanto sarebbe bello che davvero questo Parlamento approvasse finalmente una legge contro la corruzione che recuperasse non soltanto soldi al bilancio del Paese, ma anche dignità al nostro modo di stare insieme. Quanto sarebbe bello che ciascuno di noi si impegnasse per poter essere sempre di più cittadino. Ma c'è un qualcosa di più grande che va oltre le leggi. È il fatto che con la vostra presenza voi ci ricordate che dobbiamo essere noi stessi, che dobbiamo essere cittadini portatori di bellezza. Proprio a Firenze un grande romanziere russo, Dostoevskij, ha scritto: qual è la bellezza che salverà il mondo? L'ha scritta in Piazza Pitti, domani non ci passeremo. Domani finiremo allo stadio partendo dalla fortezza, ma Piazza Pitti è un luogo magnifico. Se avrete del tempo per andare a vederlo, c'è una piccola targa che ricorda il luogo nel quale Dostoevskij, di fronte alla bellezza di Piazza Pitti, ha scritto le ultime pagine di questo straordinario romanzo che è L'Idiota, e parla proprio della bellezza che salverà il mondo. Mi piace pensare, nel ricordo dei vostri cari, dei nostri cari, che la bellezza che salverà il mondo è la bellezza di donne e uomini che non si arrendono. Benvenuti a Firenze. Andrea Bigalli, coordinatore regionale di Libera. Il verbo ricordare ha un'etimologia bellissima, recordis, ridare al cuore. Lo scrittore latinoamericano Eduardo Galeano traduce con ripassare dalle parti del cuore. Ora io lo dico nel senso più laico del termine, perché insomma mi sembra che Libera sia di fronte a una percentuale consistente di preti, quali io sono. Il cuore nella Bibbia non è il centro del sentimento, è il centro dell'agire, è la dimensione umana in cui ciò che c'è da fare si incontra con le ragioni delle proprie idealità, delle proprie speranze, dei propri desideri migliori. Allora noi vi ringraziamo per essere qui, perché Firenze, la Toscana, questo nostro paese, l'Italia, ha bisogno indubbiamente di ritrovare cuore, ha bisogno di ripassare dalla parte del cuore, ha bisogno di ricostruire dalla volontà di decidersi secondo una realtà diversa. Quindi benvenuti a Firenze, benvenuti in Toscana, questo nostro ricordo raggiungerà tanti uomini e donne che noi vogliamo veramente pensare qui presenti in mezzo a noi. Intanto il ricordare di cui parlavo riguarda anche tutti quanti i volontari di Libera Toscana, di Libera Firenze in dettaglio, ragazzi anche molto giovani che ci hanno dato tutta la bellezza della loro freschezza, del loro entusiasmo, delle loro speranze da accogliere e moltiplicare. Libera Toscana, tutte le associazioni che ne fanno parte, questo soggetto collettivo che riamplica a livello locale le 1600 associazioni che tessono Libera, vi ringraziano di cuore e si augurano che davvero il nostro ricordare insieme faccia capire a questo paese che alternative per vivere diversamente ci sono e come, che non si può rinunciare a nessun sogno e che su questi sogni, i sogni migliori, noi costruiremo indubbiamente una storia diversa. Grazie davvero. E ci porta il suo saluto anche il prefetto di Firenze, dottor Luigi Varratta. Benvenuti anche da parte mia, un ex prefetto del sud, della Calabria, dove ho conosciuto molti di voi. Ho avuto anche il piacere e l'onore di partecipare a molti eventi, quindi vi saluto molto volentieri.
Grazie Don Luigi per questa occasione, un'occasione molto bella, grazie per la giornata di domani. È una mobilitazione di tutti, delle istituzioni, dei giovani, delle associazioni. E credo che sia una strada importante. La mobilitazione della società civile è fondamentale per rinforzare la lotta, il contrasto alle mafie, alla criminalità organizzata. Ce lo siamo detti tante volte, l'abbiamo finalmente capito che con il contrasto militare non possiamo raggiungere l'obiettivo di sconfiggere le mafie. Forze dell'ordine e magistratura hanno ottenuto risultati straordinari. Mi riferisco agli arresti eccellenti, alla decapitazione di interi clan, cosche, ai sequestri, confischi di patrimoni, e sappiamo bene quanto le mafie soffrano il sequestro dei patrimoni. Però il contrasto militare da solo non basta. È necessario che sia affiancato da manifestazioni come queste, da manifestazioni in cui la società civile deve venire fuori tutta insieme. Occorre fare rete. Solo così possiamo sperare di un giorno di far morire, come diceva Falcone, le mafie. Sì, perché le mafie non sono invincibili, sono dei fenomeni umani e come tali nascono e muoiono. Però il segreto per poter riuscire in questo obiettivo, prima o poi, è quello di far camminare insieme società civile e forze dell'ordine e magistratura. Vi ringrazio e vi auguro una buona permanenza in questa splendida città. E lascio subito la parola per il suo saluto anche al questore di Firenze, Francesco Zonno. Grazie davvero. Come questore di Firenze, rappresentante del capo della polizia, il mio saluto cordiale, sentito, affettuoso a tutti voi. E vorrei aggiungere una cosa. Essere qui con voi mi serve però soprattutto per sentirmi con voi sempre più come padre, fratello, amico, figlio di tutti coloro che noi oggi stiamo commemorando. I miei ricordi, le mie esperienze mi fanno tornare alla mente tantissimi di quelli che noi oggi commemoriamo, per cui è per me molto importante, anzi direi un'esigenza personale, sentire oggi di rinnovarmi con ciascuno di voi, di rinnovare quel vincolo di affetto che ho sempre avuto con tante persone con cui ho avuto dei rapporti, che hanno incrociato il mio percorso professionale, che oggi non ci sono più e che sono stati meno fortunati di me. Per questo sono vicino a tutti voi, pronto per ogni cosa e sottolineo solo questo, come ha detto il prefetto, sentirsi uniti è una necessità ineludibile per poter continuare a vincere questi fenomeni negativi che ci danneggiano ogni giorno, che fanno sì che la nostra vita non sia buona, non sia tranquilla. Solo con l'unione fra di noi possiamo vincere un fenomeno dell'uomo, che è un fenomeno negativo e che si può combattere solo in questa maniera. Vi ringrazio. L'assessore alla provincia di Firenze, Antonella Coniglio. Grazie, assessore. Buonasera a tutti. Porto il saluto del Presidente della provincia di Firenze, Andrea Barducci, e il mio personale.
La provincia ha partecipato in questi mesi all'organizzazione di queste due giornate, quindi non è un evento, è un percorso quello che stiamo vivendo. E la dimostrazione è che siamo molto felici come provincia di poter poi distribuire già da stasera a tanti ragazzi delle scuole quello che è un libro fondamentale. Io sto dalla parte giusta, si chiama, perché c'è una parte giusta del vivere e una parte sbagliata. E la parte giusta è quella che stiamo vivendo qui, in questo momento, il contrasto contro tutto quello, cioè il contrasto alla mafia, il contrasto a tutte le forme di sopruso e di illegalità. Quindi benvenuti anche dalla provincia di Firenze e questo percorso ci sia soltanto da stimolo, non vissuto come evento, ma vissuto come inizio, un grande inizio. Grazie. Voi sapete che subito dopo noi avremo una veglia di preghiera nella chiesa di Santa Croce, ma ha voluto portare qui il suo saluto, non voleva mancare, anche l'imam di Firenze, Izzedin Elzir. Buonasera a tutti, ringrazio chi mi ha invitato a dare un saluto a nome della comunità islamica di Firenze, ma anche come presidente nazionale dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, a dire che anche noi come musulmani, che siamo parte integrante della nostra società e siamo con i fratelli, i familiari delle vittime di questa mafia, che realmente non colpisce solo quelli autoctoni, ma colpisce chi sta contro loro. Vorrei ringraziare anche chi ha inserito i nomi dei nostri due fratelli senegalesi che vengano citati anche stasera alla preghiera, così per dimostrare che tutti quanti noi, fiorentini, toscani, italiani, a prescindere dalle nostre fedi religiose, siamo insieme per la lotta contro la mafia, contro la violenza. In questo momento vorrei ricordare un versetto del Corano che ricorda chi uccide una persona come se avesse ucciso tutta l'umanità e chi dà una vita a una persona come se avesse dato la vita a tutta l'umanità. Io credo, in questa salone stasera abbiamo dimostrato che tutti quanti noi vogliamo dare vita a tutta l'umanità. Grazie. Ebbene, siamo qui a Firenze, siamo qui in Toscana e non potevamo non ricordare, lo faremo anche durante il momento di preghiera dopo, non potevamo ricordare le vittime di due tragedie, quella di Viareggio e quella della Moby Prince. Un'associazione, Il Mondo Che Vorrei, rappresenta quest'altro spaccato e quest'altra ferita del nostro paese. Daniela Rombi voleva portare a tutti voi amici il suo saluto. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Daniela Rombi e sono la presidente dell'Associazione dei Familiari della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. La nostra associazione si chiama Il Mondo Che Vorrei, ma soprattutto sono la mamma di Emanuela, morta per le ustioni riportate dopo 42 giorni di agonia. Ecco, io ringrazio Don Andrea Vigalli, ringrazio Stefania che ci hanno chiesto di essere qua. All'inizio ero un po' titubante perché non sapevo che cosa ci potessi fare qua, però oggi quando sono entrata qui e ho visto voi, Don Ciotti, mi sono sentita come a casa mia. Sembra che Stefania l'abbia sempre conosciuta perché... perché i nostri non sono morti di mafia, ma sono morti di un sistema marcio, di sistemi ormai che contano, dove contano soltanto i numeri e soltanto i profitti, i guadagni, e le persone non contano niente. Quel treno
continua a viaggiare così come viaggiava la notte del 29 giugno e purtroppo ancora potrebbe succedere una strage come quella. Tantissimi incidenti sono accaduti, ma per via del profitto, per guadagnare di più, non vengono apportate quelle modifiche, non viene fatta la manutenzione, non vengono messi quei meccanismi che potrebbero evitare, avrebbero potuto fermare quel treno quella notte. Una ragazza di 21 anni che è stata in coma 42 giorni, bambini di 3 anni, di 5, morti perché erano nella sicurezza delle loro case. Ecco, questo per noi è soltanto chi ha provato un dolore come questo. Il dolore è dolore, la violenza è violenza. Che venga fatta, come mi ricordava Stefania, in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, morti di mafia, morti perché un treno è scoppiato, morti perché vengono investiti per strada. E ecco, io vi ringrazio con tutto il cuore perché oggi mi sento come a casa mia insieme a voi. Grazie. Un saluto a tutti i familiari delle vittime e un ringraziamento a Libera. Io sono Gloria Puccetti di Viareggio e ho perso un figlio sul lavoro e negli anni abbiamo tentato di creare una rete tra tutte queste associazioni, proprio come avete fatto voi, e abbiamo creato un coordinamento nazionale, si chiama Noi Non Dimentichiamo, e riunisce tutte le più grandi stragi italiane. San Giuliano di Puglia, dove è crollata una scuola e sono morti 26 bambini, e i familiari delle vittime dell'amianto, della Moby Prince, e i ragazzi morti all'Aquila, la strage di Viareggio, e le madri dei ragazzi scomparsi alla ThyssenKrupp, che vi salutano tanto, non sono potute venire, e che sono disperate perché nella seconda sentenza le pene sono state ridotte e è stato tolto il dolo, perché ci siamo riuniti e abbiamo creato questo coordinamento per lo stesso motivo per cui l'avete fatto voi, perché vogliamo avere più forza, perché all'indomani del lutto ci tocca anche sudare per avere giustizia e i nostri percorsi sono tutti uguali e quindi la strada da fare è veramente lunga. Mi sembra che il prefetto e il questore ricordavano che dobbiamo aiutarli e noi lo stiamo facendo con una resistenza incredibile, perché ci tocca portare avanti un discorso che le nostre istituzioni spesso sono sorde e la giustizia non funziona. Io mi auguro che il governo che nascerà ci dia una mano, perché oltre ad aver subito un grave lutto e ci ritroviamo poi in un percorso di abbandono e di grande disperazione. Io credo che ogni volta che muore un ragazzo il mondo diventa più povero e io penso che non possiamo aggiungere giorni alle vite dei nostri figli o dei nostri mariti o dei nostri cari, però dobbiamo dare vita tutti i giorni al loro ricordo e perpetuare il messaggio importante che ci hanno lasciato in eredità, soprattutto per voi che avete, i vostri cari sono caduti per la mafia e vi hanno lasciato un messaggio veramente importante da non dimenticare e da portare avanti ogni giorno perché il mondo lo conosca. Vi ringrazio tanto. E c'è qui fra noi anche la rappresentanza del centro di buddismo di Pedano, ringraziamo anche loro, ma i protagonisti di questa giornata, di queste due giornate, amici, siete voi, siete voi. Allora noi ringraziamo davvero la presenza del commissario nazionale per le iniziative a favore delle vittime di mafia. Lo ringraziamo non solo perché è qui, lo ringraziamo perché espressamente mi ha chiesto di non voler intervenire per non rubare spazio ai vostri interventi. Allora io ringrazio per la sua presenza Giancarlo Trevisone, che è il commissario nazionale per le iniziative a favore delle vittime di mafia. Grazie davvero.
Beh, li conoscete, al tavolo sono i nostri compagni di viaggio, siamo parte della stessa famiglia come spesso ci diciamo. Nando Dalla Chiesa, Stefania Grasso e Enza Rando coordineranno questo momento e lascio subito la parola a Stefania Grasso. Ben arrivati e ben trovati. E vi vorrei abbracciare tutti come ogni anno e con qualcuno ce l'ho fatta, non con tutti, e vi chiedo scusa, perché la bellezza di questo momento è sicuramente l'abbraccio che ci facciamo. La bellezza di questo momento è sentirci tutti insieme, sentirci tutti dalla stessa parte e soprattutto sentirci vicini a camminare nella stessa direzione. Mi è piaciuto tantissimo il discorso sul percorso e non un momento che ha fatto l'assessore, è vero. Non dobbiamo vivere queste occasioni come dei momenti unici e noi questo lo sappiamo bene, ma dobbiamo pensare, quello che noi già facciamo, a dei percorsi insieme che noi familiari facciamo durante tutto l'anno e che ci troviamo a raccontare in questo momento. I percorsi di vita di ognuno di noi, le difficoltà che ognuno di noi incontra ogni giorno, che ha incontrato per andare avanti e che probabilmente incontrerà. E allora la cosa più importante è farvi parlare. Lo so, è difficile, andiamo sempre di corsa, abbiamo sempre poco tempo, siamo in tanti, quest'anno più che mai. E vedervi qui così numerosi mi fa un po' di tristezza, però mi fa anche pensare che se siamo, come dicevo, tutti insieme su quel percorso, forse è davvero il momento di far cambiare le cose. E allora benvenuti ai familiari che per il primo anno si trovano qui con noi, quelle storie che abbiamo ritrovato, riscoperto, quelle persone che si sono avvicinate e che da questo momento in poi cammineranno insieme a noi. E benvenuta ad Eleonora Pagliai, superstite della strage dei Georgofili, un'amica, una persona che ho incontrato, come anche le due mamme coraggiose che hanno parlato delle loro esperienze, che ho incontrato e che mi auguro continuerà insieme a noi questo andare avanti sul percorso che abbiamo deciso. E allora la parola a voi. Cominceremo, io ora do la possibilità chiaramente a chi vuole intervenire di dare il nome. Vi chiedo una cortesia. Come sapete andiamo sempre di corsa, una cosa che io non farei mai. Da familiare è durissima, ma siccome so che capite quello che vi dico, vorrei far parlare tutti. Quindi cerchiamo di far parlare tutti. Magari a fatica, se riusciamo a parlare tutti un po' di meno, riusciamo a parlare più persone. E siccome la voglia è di sentire il cuore di tutti quanti, proviamo a farlo. Magari vi date i nomi, qualcuno li raccoglierà in modo che chiunque voglia dire qualcosa la possa fare, ma lasciatemi prima di rubarvi un altro minuto. Vorrei ringraziare, oltre a tutti voi che ogni anno fate questo viaggio per essere tutti insieme, anche chi ci accompagna, accompagnati dalle forze dell'ordine, la Guardia Forestale, la Polizia, i Carabinieri con i loro pullman che ci seguono veramente, degli angeli custodi, delle persone che oltre a fare il loro dovere lo fanno veramente con grande amore e rispetto verso di noi, e questa è una cosa bellissima. E un grazie chiaramente alla città che ci ha accolto, che sicuramente domani sarà numerosissima a marciare con noi fino ad arrivare al palco e a essere in silenzio alla lettura dei nomi dei nostri cari, perché noi è per loro che siamo qua, è per loro, ma è anche per questo paese, è anche per sperare e per credere
in un presente migliore. E grazie di nuovo a tutti quanti. E ora voglio vicino a me, mi piace insomma far parlare storie che non abbiamo mai sentito, esperienze soprattutto positive, perché la cosa che caratterizza noi familiari di Libero è quel non fermarci, ma andare avanti e raccontare l'impegno, la parola più importante. Sì, facciamo memoria, ma è memoria quando è agganciata alla parola impegno. E quindi chiamo qui vicino a me a parlare Alfredo Borrelli. Salve a tutti, per me è fortemente emozionante parlare oggi. Mi è capitato in questi anni di impegno con Libera di parlare a tante scuole, in tante iniziative pubbliche, però parlare in questa sala e poi parlare davanti a voi che siete la mia famiglia e soprattutto accanto a Stefania, che è una persona veramente eccezionale, è un motivo di emozione molto, molto forte. La mia, come diceva Stefania, vuole essere soprattutto una storia che, partendo da un immenso dolore, che è quello di aver perso mio padre, che era maresciallo dei carabinieri ed è stato ucciso dall'Ndrangheta il 13 gennaio dell'82, quando io avevo nemmeno 8 anni. È una storia che però mi ha dato tanto e grazie a Libera mi ha dato la forza soprattutto di trasformare quel dolore in impegno. In ogni momento in cui diventa più difficile trovare le parole, trovare anche il tempo per poter fare l'attività di testimonianza, io ricordo sempre le parole di Don Luigi, appunto, che sono veramente per me una pietra miliare, cioè quelle della memoria come impegno. È esattamente così e deve essere esattamente così per tutti noi. Io voglio ricordare in questa occasione mio padre si chiamava Francesco Borrelli, era un maresciallo dei carabinieri ed era capo elicotterista al nucleo elicotteri di Vibo Valentia, prestava servizio lì, e qualche mese prima del momento in cui è stato ucciso nella piazza del mio paese a Cutro, che adesso è provincia di Crotone, si era salvato per miracolo da un incidente d'elicottero, perché una delle attività principali che faceva l'arma dei carabinieri col suo nucleo elicotteri in Calabria era quella di dare la caccia all'anonima sequestri, che in quel periodo, soprattutto negli anni 80, era molto attiva nell'Aspromonte. E io ricordo, appunto, ero piccolissimo, credo sia stato il primo articolo di giornale che ho letto in cui si raccontava di questo incidente, del fatto appunto che si erano salvati i carabinieri dell'elicottero, e l'orgoglio di sapere che mio padre faceva un mestiere molto, molto importante, perché combatteva il male. Quando sei bambino è facile ed è immediato immaginare appunto male e bene. Però poi, quando il sabato e la domenica papà tornava a Cutro, per me appunto era solo mio padre, e mai avrei immaginato che proprio in un momento in cui era solo mio padre, l'Ndrangheta me lo portasse via, come l'ha portato via a mia mamma, che all'epoca aveva 38 anni, e a mia sorella, che ne aveva 6. E la mia è una storia semplice, una storia che sicuramente coinvolge tanti di voi. Il 13 gennaio, nella piazza del mio paese, si era pianificato un attentato contro il boss dell'Andrina, che reggeva la mia zona in quel periodo, il boss Dragone, e questa persona si trovava sui gradini del bar della piazza. Mio padre era uscito a comprare le sigarette e a comprare Topolino a me, e ha visto arrivare questa macchina a forte velocità e ha visto abbassare i finestrini da cui sono usciti appunto i fucili. Queste sono cose che io, anni dopo, con grande coraggio, col coraggio che mi ha dato anche Libera, mi sono andato a leggere negli atti processuali, e ha gridato appunto che stavano sparando e di mettersi in salvo, e i killer hanno colpito mio padre, colpendolo
all'aorta femorale e quindi lasciandolo a terra. Sono passati minuti prima che qualcuno avesse il coraggio di fermare una macchina e cercare di portarla all'ospedale di Crotone, dove però mio padre non è mai arrivato vivo. Il boss si è salvato, non c'è nessuna persona condannata per l'omicidio di mio padre, e c'è soltanto il maresciallo dei carabinieri della stazione, che allora comandava la stazione del mio paese, che è stato mandato via dal suo incarico, è stato diciamo degradato a compiti di polizia penitenziaria, perché si trovava nel bar dove c'era il boss e chiuse la saracinesca rimanendo dietro al bar. Questa persona abitava al secondo piano della stessa palazzina dove io abitavo al terzo con la mia famiglia. Questo lo dico sempre, soprattutto io sono 20 anni che vivo a Roma, ho studiato lì, mi sono laureato e lavoro lì, e quindi spesso mi piace raccontarlo soprattutto ai bambini, ai ragazzi piccoli, perché appunto non è che la mafia è una cosa per cui cammini in giro e vedi scritto mafia sul bavero della giacca, oppure c'è gente con la coppola, con la lupara. L'abbiamo capito benissimo, la mafia è sicuramente un coacervo di poteri politici, economici, militari in alcuni casi, ma è soprattutto una mentalità culturale, ed è una mentalità culturale che è pervasiva e dobbiamo riuscire a sconfiggerla in ogni modo. E quindi io ho 8 anni, ho imparato cosa voleva dire testimoniare il dolore di una famiglia che viene spezzata dalla mafia. Però come dico sempre, io ho avuto la fortuna di appartenere anche alla famiglia dell'arma, per cui funerali di Stato, la medaglia d'oro alla memoria, una vicinanza veramente, veramente incredibile. Però dico sempre, mio padre è stato ammazzato una seconda volta nel luglio del 1982, quando il Consiglio Comunale del mio paese si riunì e fece una lettera di encomio al maresciallo dei carabinieri che comandava la stazione e che stava andando, che l'arma stava mandando via per diciamo evidenti negligenze in quel fatto delittuoso. E ricordo le lacrime di mia madre, perché se ricordo quelle di mia mamma il giorno in cui è venuta a dirmi che papà non c'era più, noi per 2 giorni io e mia sorella siamo stati mandati a casa di una zia, e erano lacrime di dolore, ma le lacrime di rabbia che ho visto segnare il volto di mia mamma 6 mesi dopo sono stati veramente, veramente qualcosa di molto, molto duro. Fortunatamente io con Libera ho capito che non sono solo, ho capito che c'è tanta gente insieme a me che ha provato lo stesso dolore, che ha versato le stesse lacrime e che riesce ad essere la parte sana di questo paese, in cui e attorno ai quali si riunisce un gruppo di persone veramente eccezionali. Io ringrazio sempre tutti i volontari di Libera, tutti coloro che si avvicinano a Libera, perché appunto la cosa più importante per noi è che ci fate sentire meno soli, che fate sentire la memoria dei nostri cari molto meno isolata e soprattutto utile per il futuro. A me piace l'articolo che ha scritto oggi Stefania, parlando appunto di questo appuntamento di quest'anno. Davanti c'è questo numero che è simbolico, no? 18, il 18 sì, è la maturità, è il momento in cui giovani uomini e giovani donne entrano nel palcoscenico dei cittadini attivi e maturi, e appunto sono 18 anni che Libera riesce a raccontare la memoria e come si fa impegno attraverso la memoria, e adesso addirittura riusciamo a parlare con delle persone che nel 95 nemmeno erano nate. Questo deve essere la nostra capacità di raccontare e farci raccontare attraverso la loro vicinanza e la loro attività. Poi volevo dire soltanto una parola per ringraziare questa stupenda donna che c'è accanto. Non è un motivo, quando ho saputo che Firenze era la,
la sede scelta per questa giornata della memoria e dell'impegno. Ho pensato subito a Stefania, che conosco da un po' di tempo, perché Stefania, quando hanno ucciso il padre Vincenzo Grasso il 20 marzo dell'89, era al primo anno di università qui a Firenze, e quell'omicidio l'ha fatta ritornare giù con grande coraggio, ed è veramente un esempio personale e per tutti noi. Grazie. Grazie Alfredo. Paola, Paola Caccia. Paola Caccia, io avevo il nome per parlare. Passiamo a Peppino Tilocca. Non c'è? Ah, eccolo, scusate. Peppino, non ti vedevo, eri indietro. Eccolo, eccolo. Dovevi venire qui. Io vengo dalla Sardegna, non adesso, e la Sardegna non è un luogo di mafia, però è un luogo dove ci sono comportamenti mafiosi, di controllo del territorio e di condizionamento delle amministrazioni pubbliche, sulle terre pubbliche, sui cantieri forestali, sulle licenze edilizie. Comportamenti mafiosi che si scaricano sugli amministratori comunali. Ci sono stati anni con 200 attentati ad amministratori comunali, ai sindaci. Io sono stato sindaco dal 2000 al 2005 di un piccolo paese del centro della Sardegna, e ho cercato di portare legalità e correttezza sull'utilizzo delle terre pubbliche, sulla regolarità delle assunzioni nei cantieri comunali, sulle licenze edilizie. E sono cominciate le intimidazioni e le minacce. Prima una bomba a casa di mio padre, poi un'altra che ti scoppia a 3 metri dal letto dove dormi, l'incendio della macchina, le lettere intimidatorie per mia moglie e mio figlio, la devastazione della tomba di mia madre. Tutto questo senza che lo Stato intervenisse. In questa situazione avevo parlato col prefetto di Sassari, e mi disse: davanti a casa sua non potrà essere acceso neanche un cerino. Un cerino no, ma la bomba che uccise mio padre sì, 9 anni fa, sulla soglia di casa. E dopo quella morte ho continuato a fare il sindaco per 15 mesi, durissimi, con la fatica ogni giorno di fare cose in cui non credevo più e che mi disgustavano. Ma bisognava continuare, perché Nando, ci sono cose che non si fanno per coraggio, ma per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. In Sardegna c'è la legge della vendetta. Se hai subito un torto di questo tipo, puoi rispondere nello stesso modo. Sarebbe stata una scelta di inciviltà. E io invece, noi, la mia famiglia, voleva dare una risposta di civiltà. Qualora arrivassimo ad un processo per la morte di mio padre, noi diremo che non vorremmo una condanna all'ergastolo, perché riteniamo che la condanna all'ergastolo sia incivile, e noi vogliamo essere il più civili possibili. Dal 2005 ho un contratto libera e abbiamo capito il valore dell'esempio e della coerenza, anche nel mio impegno professionale. Io faccio il preside, che vuole essere di impegno culturale e di civiltà, impegno per l'ascolto, impegno per l'inclusione, impegno per lavorare con i ragazzi per costruire un'idea di cittadinanza responsabile. Per questo facciamo percorsi di riflessione sui temi dei diritti, della solidarietà. Quest'anno sono stati i nostri ospiti Nando Dalla Chiesa, Luigi Ciotti, Rossella Urru, Don Virginio Colmegna. In questo io ho trasformato ciò che mi è successo. La morte di mio padre è un fatto irrecuperabile, però questa tragedia ci ha assegnato un compito, il compito di non essere solo vittima di ingiustizia, ma operatore di giustizia. E in questi 9 anni, nel nostro guardare il mondo, abbiamo conosciuto persone e situazioni di cui sapevamo solo l'esistenza, situazioni di marginalità, di sfruttamento, di oppressione.
Abbiamo collaborato e lavorato con persone da cui ci separavano pregiudizi. E in questo abbiamo guadagnato ricchezza, abbiamo conosciuto l'umano. Io dopo 9 anni piango la morte di mio padre e sento la responsabilità, perché quegli attentati, la sua morte è dovuta al fatto che io non ho mai accettato di dimettermi di fronte alle minacce, di aver scelto di continuare a fare il sindaco. E piango per questo, però quell'atto di barbarie mi ha consentito di vivere in maniera più civile, di vivere in maniera migliore, di essere più attento a chi soffre, di essere più ricco di umanità. Ed è per questo, che mi sento sereno e che dico, posso dire anche, di vivere con gioia. Perché sto dalla parte giusta e mai, mai vorrei essere dalla parte di chi ha ucciso. Preferisco essere vittima piuttosto che assassino, per sempre. Perché quella è la parte sbagliata. E a tutti voi, a quelli che conosco, a quelli che conosco molto, a quelli che conosco poco, a quelli che non conosco per niente, ma che mi siete sorelle e fratelli per quello che abbiamo vissuto, auguro che nella vostra testimonianza, nel vostro lavoro, possiate vivere la stessa serenità. Grazie. Marisa Fiorani. Sì, buonasera a tutti. Io sono la mamma di Marcella. Marcella a 16 anni era entrata nel tunnel della droga. Io ero separata dal papà delle mie figlie, Marcella era ed è la seconda delle mie 3 figlie. Ero rimasta con queste 3 bambine piccole. Mi cercai un lavoro subito. Mi spostai dal mio paese e mi portai dietro le mie figlie. Marcella era stata una ragazza bella, bella, ubbidiente, era brava a scuola fino al 2° anno di liceo. Di magistrale, scusate. Secondo anno, a metà anno, mi torno a casa che io non la riconoscevo, non era più mia figlia. Marcella aveva intrapreso la via della droga. Per me fu una cosa terribile. Non riuscivo a capire il perché. Da quel momento in casa mia non ci fu più pace. Avevo con fatica costruito un rapporto nuovo con le mie figlie, perché fuori il padre, che era una persona violenta, con loro avevo costruito un rapporto di libertà e di rispetto tra noi. Mia figlia, la più grande, se ne andò a Roma a studiare. La più piccola, a 18 anni, si sposò e io rimasi sola con Marcella. Girando notte e giorno per recuperarla, ho bussato in quegli anni, 10 anni, sono stati tanti, ho bussato tutte le porte. Ma tutti erano sbarrati, nessuno mi dava ascolto. Io avevo delle cose da denunciare. Siamo alla fine degli anni 70, io abitavo a Brindisi a quei tempi. Avevo delle cose importanti per me da denunciare. Andai dal questore di Brindisi. Mi disse che lei era a conoscenza di quello che io volevo dirle, ma che aveva le mani legate e non poteva fare niente. Mi mandò al prefetto, però dal prefetto dovevo andarci con un gruppo di famiglie che avevano lo stesso mio problema. Quelle famiglie non c'erano, perché tutti si vergognavano di dire che avevano un figlio drogato, una figlia drogata. Quindi mi ritrovai sola,
Quando Marcella stava male la portavo in ospedale, quello che facevo non era la flebo o la lavanda gastrica e poi me la rimandavano a casa. Non c'era nessun'altra possibilità di aiuto. Una volta me la mandarono a casa perché la notte con altri ragazzi conciati come lei avevano preso dei farmaci dall'armadietto del reparto e si erano conciate tutti quanti. Mi telefonarono in fabbrica, ero un'operaia, lavoravo in fabbrica, di andare a prendermi mia figlia, era in uscita, col libretto, col cartello di uscita, diagnosi epatite, cure da praticare, ricovero ospedaliero, me la cacciavano dall'ospedale di Brindisi. Solo quella volta trovai una persona di cuore. Era il pretore di un paese vicino dove ero io. Io abitavo a Torcherolo, vicino a San Pietro Vernotico a quei tempi. Il pretore la prese e la portò all'ospedale di Lecce, lì ci rimase per un mese. Dopo torna a casa e si riprende. Nell'84 Marcella mi dice che era incinta. Io ebbe tanta paura, veramente. Ma come farò a gestire lei e questo figlio che nasce? La portai da un ginecologo che io conoscevo, gli fecero l'ecografia. Quando io ho visto quest'essere nella pancia di mia figlia, mi passarono tutte le paure, se no questo bambino deve nascere. E lei era contenta, lei aspettava di diventare mamma, si legava alla speranza di un figlio che potesse darle la forza di uscire da quel tunnel dove era entrata. La bambina nacque a novembre dell'84 e Marcella si era allontanata dalla droga, era diventata di nuovo la mia Marcella. Succede che la bambina sta male, rischia di morire, la portiamo in ospedale a San Pietro Vernotico. Lei ha paura di perdere quest'essere. Va a trovare il padre della bambina chiedendo aiuto e compassione che lui venisse a riconoscere sua figlia. E anche lì trovò le porte sbarrate, la cacciò malamente. Da quel momento lei precipitò nel baratro. Non riuscimmo più a tenerla a freno. E naturalmente si avvicinò alla malavita. I mafiosi erano diventati padroni di Marcella e della mia famiglia. Venivano a bussare di notte. Una notte io sono uscita sul balcone della mia camera dicendo di lasciarci in pace perché c'era una bambina, avere almeno rispetto di una bambina che avevamo. Mi minacciarono con la pistola. Cercai di contattare il maresciallo del paese dove ero e non mi ricevette. Mi diede appuntamento sulla superstrada, una piazzola di sosta, la superstrada che da Torcherolo va verso Lecce. Lo aspettai fino a mezzanotte e non venne. Lo chiamai, mi disse che era pericoloso. Lascia stare signora che è pericoloso, stai fuori. Io ero veramente disperata, non sapevo a chi santo rivolgermi, non c'era nessuno. In un momento buono lei era disposta ad entrare in comunità, la comunità si rifiutò di prenderla. Alla fine io ero rimasta senza lavoro e pensai, mi offrirono un lavoro a Padova, pensai di trasferirmi, mi trasferisco con la speranza di portarmela dietro con la bambina, ma non ci fu niente da fare, io rimasi a Padova e lei rimase completamente in mano alla Sacra Corona Unita. L'unico provvedimento che presero chi di dovere fu quello di togliere la bambina. Per fortuna che la prese in affido mia figlia, la più grande, che nel frattempo Rita si era sposata, aveva una sua vita.
e prese la bambina in affido. E Marcella andò dietro alla perdizione. Quando la bambina aveva 4 anni, lei era stufa, si era stancata perché ne aveva subite veramente tante. E incominciò a parlare, incominciò a denunciare il giro, a fare nomi e cognomi, ed erano nomi pesanti veramente. Marcella doveva testimoniare al processo che si faceva nel novembre del 90, il processo alla Sacra Corona Unita. Marcella era una dei testimoni. Verso la fine di marzo del 90, Marcella non c'era più. Non andava più a trovare la bambina, non si faceva sentire dalle sorelle, da nessuno. Prima di questo evento Marcella era stata di nuovo fuori per una settimana. Quando rientrò aveva le braccia bruciate, le mani e le braccia bruciate dalle sigarette, l'avevano martorizzata. Il 24-25 di marzo del 90 Marcella la vanno a prelevare da casa. Lei sapeva che non sarebbe più tornata. Lasciò le sue cose a casa. Nel frattempo si stava preparando per andare via. Probabilmente chi la faceva parlare, le forze dell'ordine, avevano capito finalmente che era in pericolo. E probabilmente la stavano mettendo al sicuro, lei si stava preparando l'8 marzo di quell'anno, la festa della donna, lei era andata a ritirarsi i suoi vestiti dalla lavanderia e l'avevo messo nella valigia perché dovevo andare, mi devo salvare, devo partire, devo portarmi la mia bambina. 24-25 di marzo la vanno a prelevare da casa. Marcella sparisce, non si sa più dove è andata. La ritrovano il 5 di aprile in un bosco tra Brindisi e Mesagne, col cranio fracassato. Vicino al suo corpo c'era un masso così, perché io l'ho preso in mano. Ed era pesante questo masso, non era una pietra, era un masso. Le avevano fracassato il cranio a Marcella. Ne hanno detto di tutto, perché hanno detto che la mafia non uccide in quel modo. La mafia uccide in quel modo. Usa tutti i mezzi la mafia per uccidere. Io non mi costituì parte civile perché non avevo fiducia nelle forze dell'ordine, non avevo fiducia in nessuno, perché nessuno mai aveva ascoltato me, avevo ascoltato le mie figlie, avevo ascoltato il grido di dolore di Marcella e della sua bambina, nessuno. Sono state 20 anni con questo silenzio dentro di me. Neanche con la mia famiglia ho potuto sfogare il mio dolore. Perché per tutte era una vergogna la figlia drogata, era una vergogna la figlia ammazzata. Me lo sono tenuto dentro fino a quando, così per caso, ho sentito parlare Ciotti e ho sentito parlare di vittime di mafia. Quella mattina fu come una rivelazione per me. Allora c'è posto per me, c'è posto per mia figlia. Allora posso. E da quella mattina non mi sono più fermata. Ho voluto cercare questa possibilità, l'ho incontrata e sono contenta perché, oltre a dare voce a me, ha dato voce a Marcella. Oggi quando eravamo lì al pranzo, ho avuto un momento di commozione, mi sembrava di assistere, di partecipare al pranzo nuziale di Marcella. Ho avuto un nodo alla gola e poi ho dato libertà
alle mie lacrime. Vorrà dire qualcosa, mi son detto. Ho la conferma che veramente oggi Marcella incomincia a vivere. Perdonare voglio la verità. Per me la verità è importante e spero che questa verità arrivi prima che il Padre Eterno mi chiami dove ci sono Marcella e dove ci sono tutte le Marcelle che io mi porto nel cuore, che noi ci portiamo nel cuore. Grazie. Buonasera a tutti, io sono la zia di Celestino Maria Fava. Qui c'è il fratello, che sarebbe il gemello di Celestino. Adesso vi racconto un po' la vita di Celestino velocemente. Tutti sappiamo che la nostra esistenza terrena è transeente, ma ci sono persone che vivono questo passaggio rapidamente, persone particolari, la cui permanenza sulla terra è un soffio, un dono che inaspettatamente viene sottratto. Tutto questo può non avere un senso, soprattutto per chi rimane, per chi subisce questo furto e non si spiega il perché, per una giovane vita spezzata e per le vite spezzate di chi l'ha generata e chi l'ha amata tanto. Celestino Maria Fava nasce a Melito Portosalvo il 23 maggio del 1974, da parto gemellare. Qui c'è il gemello, è Antonino. Frequenta la scuola dell'infanzia e la primaria a Palizzi Marina, presso l'istituto privato delle Suore del Preziosissimo Sangue, la scuola media di primo grado presso, sempre a Palizzi, mentre quella di secondo grado a Brancaleone, presso l'istituto tecnico commerciale, dove consegue il diploma di ragioniere. L'educazione ricevuta in famiglia e l'impostazione della sua formazione è improntata sui sani principi cristiani del rispetto verso tutto e tutti, dell'onestà e della generosità. E queste caratteristiche lo hanno sempre contraddistinto durante la sua breve ma intensa esistenza. Quando, ragazzino, era sempre pronto e orgoglioso di servire la messa e frequentare le attività parrocchiali, quando durante il servizio militare a Napoli aveva conquistato tanti amici, con la sua simpatia e disponibilità, quando suonava il sassofono nella banda musicale Città di Palizzi e perfezionava il suo amore per la musica frequentando il conservatorio di Reggio Calabria. Quando giocava a calcio, altra sua grande passione, e non perdeva occasione per seguire la sua amata Inter. Dove c'era Celestino c'era la gioia di vivere. In ogni occasione pubblica e privata lui non perdeva mai il suo umorismo e la sua simpatia. Durante le feste, i compleanni e le diverse occasioni in cui la famiglia si riuniva, lui brillava come una stella, di luce propria, col suo spirito di iniziativa, si inventava di tutto per intrattenere allegramente i parenti e amici. Come amava le persone, amava la sua terra, la nostra campagna e le sue bellezze naturali, e se si presentava l'occasione di poterne godere anche il solo profumo e non si tirava indietro.
E fu così che una mattina, il 29 novembre del 1996, alla richiesta di aiuto da parte di un giovane del paese che doveva recarsi nella fattoria di sua proprietà ad accudire gli animali, Celestino, sempre generoso e disponibile, lo seguì. Come agnello muto condotto al macello, rimanendo vittima di un atto criminoso a soli 22 anni. In quel luogo maledetto furono uccisi tutti e due in circostanze ancora misteriose. Misteriose, perché ancora ad oggi, nonostante gli inquirenti abbiano condotto tutte le indagini, non si è fatta chiarezza sull'accaduto. Non siamo riusciti a conoscere la verità dei fatti, ma solo quella processuale. Il caso è stato archiviato dal GIP di Locri con decreto emesso in data 29 ottobre 2002. Mancanza di indizi ed elementi validi per poter procedere. Il 17 luglio del 2003 Celestino viene riconosciuto dal Ministero dell'Interno vittima innocente della criminalità mafiosa. Noi familiari, per lungo tempo schiacciati dal dolore e lacerati nell'animo da questo strappo profondo, abbiamo soffocato la nostra voce nelle lacrime. Ma con quel filo di voce che ci rimane, oggi assieme all'Associazione Libera e a tanti amici che ci stanno accanto con il loro sostegno e che condividono purtroppo la nostra stessa terribile esperienza, vogliamo fare memoria di Celestino e di tutte le vittime innocenti della criminalità. Il luogo del delitto è una località vicina al centro abitato di Palizzi, con un'unica strada di accesso, ed è impossibile che qualcuno non abbia visto o sentito qualcosa. In quel posto e in quel momento avrebbe potuto trovarsi qualunque altra persona. È toccato purtroppo a Celestino, anima pura e inconsapevole, consegnare la sua vita ad un destino crudele. Anche un piccolo indizio, un sospetto, può essere d'aiuto agli inquirenti e a noi per chiedere la riapertura del caso. Abbiamo bisogno di solidarietà fattiva, abbiamo bisogno di abbattere il muro dell'omertà. La voce può essere soffocata dalle lacrime, ma non dal rimorso e dal senso di colpa per tutta la vita. I responsabili della morte di Celestino sono rimasti impuniti. E noi chiediamo ancora e sempre giustizia, pubblicamente. Vogliamo manifestare la nostra volontà, non arrenderci. La verità si fa strada da sola, ma tutti dobbiamo accompagnarla nel suo percorso. Poter consegnare gli assassini di Celestino alla giustizia terrena per noi sarebbe la risposta a tutti i nostri perché. Siamo sicuri che a quella divina li abbia già consegnati Celestino. Ci manca immensamente, gli anni passano, la vita va avanti, non possiamo fermarci, ma la ferita è sempre aperta e sanguinante. Ogni momento vissuto con lui è indimenticabile, è rimasto scolpito nel nostro cuore. Celestino Maria, il suo nome era profetico, era una creatura celeste e probabilmente per questo Maria lo ha voluto con sé. Era un angelo sulla terra, il nostro angelo che dopo un brevissimo volo ha dovuto raccogliere le nostre lacrime e portarle in cielo. Cristina. Sì, buonasera. Io sono Cristina Caccia, figlia di Bruno Caccia, che era il procuratore della Repubblica di Torino, che è stato ucciso dall''ndrangheta il 26 giugno del 1983. È la prima volta che sono a questa manifestazione ed è la prima volta che parlo così in pubblico di quello che è accaduto quella sera. Ma sono voluta essere qui perché seguo comunque le attività di Libera e poi perché quest'anno ci sono i 30 anni dalla morte di mio papà e quindi volevo esserci.
Quella sera era una domenica, era una domenica di voto e c'ero solo io in casa insieme ai miei, perché mia sorella, che peraltro è qui seduta anche lei, era appena andata al mare col bambino piccolo, e mio fratello lavorava, era all'estero per lavoro. E io abitavo ancora in casa, avevo 23 anni. E niente, mio papà, mia mamma non era stata tanto bene quella sera lì, e quindi mio papà, come faceva molto spesso, era sceso, erano le 10 della sera, era sceso a portare il cane fuori, sotto casa. E io studiavo per un esame e ho sentito come dei colpi di pistola, mi sembrava un colpo di mitra, ma non ci ho fatto caso. E poi la portinaia ha suonato al nostro citofono per dire: chiami suo papà perché deve essere successo qualcosa in strada. Allora mia mamma era sdraiata, dormicchiava, e allora io sono scesa, perché mi sono immaginata cos'era successo, sono scesa giù e sono andata in strada nella nostra via, e c'era, mi ricordo, il cane che abbaiava come un matto con una voce strana, e niente, sono salita su, iniziava ad arrivare della gente, c'era mio papà per terra pieno di sangue. Io ho capito subito che, insomma, così. E questo è quello che è successo. Noi allora, mio papà era una persona che non parlava mai in casa del suo lavoro, perché pensava che fosse un lavoro di cui non bisognava parlare, perché fosse pericoloso per il tipo di lavoro che era, aveva bisogno di, come dire, di silenzio, naturalmente. E quindi noi, forse, io personalmente, forse ero un po' tonta, non so, ma noi non, in quel momento non avevamo la coscienza del pericolo che lui stava correndo, mentre l'avevamo avuta prima nell'epoca delle Brigate Rosse, dove avevamo la scorta davanti a casa, e quindi anche se io a quel tempo ero alle medie capivo di più, si capiva di più che faceva paura, che c'era un pericolo. Lì erano gli anni 80, non so, non abbiamo avuto sentore di questo pericolo che lui stava correndo in quel momento, e siamo proprio un po', siamo rimasti, ma persino mia mamma, perché lui non raccontava davvero niente, riusciva a dividere il suo lavoro dalla vita di famiglia, e quindi lui raccontava molto poco, quindi tutti noi tutto sommato non ci eravamo accorti. Quando è successa questa cosa di mio papà, devo dire che solo lì io personalmente ho capito il lavoro, com'era importante il lavoro che faceva, com'era importante, e abbiamo avuto da lì in poi moltissime attestazioni di affetto, di stima dei suoi colleghi, di un sacco di gente, e solo lì abbiamo iniziato a capire la parte pubblica di mio padre, che io, voglio dire, io lo conoscevo come una persona normalissima, molto semplice, una persona a cui piacevano le cose più semplici, guardare la televisione in famiglia, zappare l'orto, noi avevamo una casa in campagna, insomma, passeggiare, sciare, fare cose normalissime, come una persona, era molto semplice mio padre. E solo lì abbiamo iniziato a capire cosa c'era dietro nella sua vita pubblica, che appunto era una cosa, voglio dire, un lavoro che evidentemente l'aveva portato a essere ucciso, insomma, quindi faceva evidentemente, disturbava molto. E, come dire, io personalmente appunto sono qua non certo per parlare della parte pubblica di mio padre, perché non ne so molto poco, certe cose le ho scoperte dopo, continuo a scoprirle ancora adesso. È solo per dire che, voglio dire, sì, siamo tutti qua e siamo qua per una ragione, quindi tutti voi, ognuno ha la sua storia terribile effettivamente. Però era solo per ricordarlo. Cos'è successo? Ci sono stati dei processi, e c'è una persona in carcere con una sentenza come mandante di questo omicidio, e certamente questa persona c'entra con questo omicidio. Noi però quest'anno, come figli, mia mamma è mancata da pochi anni, lei ha sempre cercato di testimoniare, di andare a raccontare nelle scuole la figura di mio padre. Ora tocca un pochino a noi, che siamo rimasti noi tre figli, e quest'anno per i 30 anni abbiamo scritto una lettera aperta
per chiedere che venga fatta più luce su questo omicidio, perché pensiamo che sì, c'è una persona in carcere dell'Andrangheta, di un'associazione, ma non così grande, a Torino. Allora pensiamo che dietro all'omicidio di un procuratore della Repubblica, di una città grande come Torino, forse c'è anche qualcos'altro, e quindi vorremmo che fosse fatta più luce per magari, vedere quello che ci può essere ancora dietro. E quindi a maggior ragione io sono qua per ringraziare Libera, che effettivamente ha sempre, non ha mai dimenticato nostro padre, ha sempre in questi anni fatto tante cose per ricordarlo, e insomma per testimoniare questa cosa. Grazie. Buonasera, anche per la prima volta che sono qua. Voglio dire, la storia di mio padre purtroppo si è trovata al momento e al punto sbagliato. È stato ucciso per uno scambio di persone. Aveva 68 anni, era sceso per fare una semplice commissione e non è salito più. Questa è stata la nostra vicenda. Ci è rimasto un vuoto. Nel momento in cui è successo l'accaduto non abbiamo avuto sostegno di nessuno. Poi grazie a un angelo custode ci ha fatto conoscere l'associazione Polis Libera, e così stiamo andando avanti, ed è poco che siamo iscritti e cerchiamo di andare avanti, ma non solo per noi, anche per gli altri. Grazie. Buonasera, sono la moglie di Giuseppe Vero Palumbo. Giuseppe è morto la notte di Capodanno a Torre Annunziata, anno 2007. Era un giorno di festa che avevamo deciso di festeggiare insieme dopo 2 anni di matrimonio nella nostra abitazione. E un proiettile paravagante arriva nella nostra abitazione. Noi abitavamo al 9° piano in questo palazzo a Torre Annunziata, e questa pallottola arriva e colpisce il cuore di mio marito, che aveva 30 anni. Da quel matrimonio nasce Ludovica, che all'epoca aveva 14 mesi e fino a pochi secondi prima stava in braccio al padre. Io sto qui per raccontare questa storia e anche per raccontare il dopo di questa tragedia. Io ho letto in questi giorni un articolo di Don Luigi Ciotti che parlava delle istituzioni che fanno solo chiacchiere ma fatti zero. È vero, perché io mi sono trovata sola con una bambina. Mio marito lavorava a nero e quindi era l'unico, quando era in vita, era l'unico reddito che c'era. Venendo a mancare lui, ho dovuto lasciare casa, perché dopo 3 giorni già venne il padrone di casa che gli serviva la casa, e quindi mi sono ritrovata senza lavoro, cioè senza casa, fuori casa e con una bambina. Tuttora non mi vergogno a dire, lavoro con dei contratti, oggi 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, e con la solidarietà delle persone. Ma questo non mi rende
non mi dà la possibilità di crescere dignitosamente mia figlia, come avrebbe voluto il padre, che era una persona onesta. E mi sono... ora e quindi ti do anche voce a tutte quelle donne, quelle vedove che sono, rimangono sole e si trovano che le istituzioni non all'inizio vengono, ti danno quel pacco sulla, scusa il termine, sulla spalla, stiamo vicine, siamo con voi, però a fatti niente, perché attualmente niente hanno fatto. Vivo in una piccola casa in un altro paese, perché mi sono allontanata da quel paese dove è successo il fatto, perché tuttora chi è stato a commettere, a sparare, non ha un volto e non ha un nome. E due mesi fa mi hanno anche detto che le indagini ormai sono archiviate e quindi io non, cioè mio marito non avrà appunto giustizia, non avrà un riconoscimento, mia figlia, e quindi siamo rimaste sole e abbandonate. Un'ultima cosa che vorrei dire, appunto do anche voce a tutte quelle donne, quelle povere mamme, quelle povere vedove che sono comunque rimaste da sole e che si trovano ad affrontare la vita giorno per giorno, a capire come devo fare, come devo crescere, comunque andare avanti. Se io sto qua e racconto la storia anche grazie a mia figlia, perché io mi trovo qua e mi sveglio la mattina perché ho ancora lei che mi dà la forza di andare avanti. E quindi ringrazio Libera, ringrazio il coordinamento campano delle vittime di criminalità che mi hanno dato la possibilità di venire qui, di testimoniare questa cosa. Tra pochi giorni ci sarà la festa del papà e mia figlia tornata da scuola e mi ha detto: mamma, chi dirà quest'anno la poesia? E io ho detto, vabbè, la dice a me, poi penso, ma chi devo ringraziare? Cioè, questo dolore, questo danno, questa persona mi ha creato, che non so chi è stato, e ha lasciato una vita, cioè ha creato un disagio a me, a mia figlia, ma soprattutto a mia figlia, che mi trova a crescere senza padre, senza capire come è morto, come è successo. Tutta... Grazie. Miele. Ciao Stefania. Buonasera, io sono il cognato di Antonio Landieri. E dietro di me ci sono il padre e la madre. In un'occasione del genere la storia di Antonio non è stata mai raccontata da una persona della sua famiglia, perché per noi anche solo pronunciare il suo nome porta un dolore troppo grande che ci rende incapaci di parlare. Ma adesso abbiamo deciso di farci forza perché è giusto ricordarlo, e soprattutto perché Antonio lo merita. Antonio era un ragazzo solare, la sua caratteristica principale era il sorriso, quel sorriso che c'era sempre sul suo volto, nonostante le difficoltà. Difficoltà perché la vita non è stata generosa con Antonio. Una paralisi infantile causata dalla negligenza dei medici durante il parto gli impediva di camminare bene, di muoversi agevolmente e di esprimersi correttamente. Gli impediva anche di fare quelle cose che lui desiderava tanto, come guidare un'auto o giocare a calcio con il fratello. Antonio se n'è andato, anzi ce l'hanno portato via, il 6 novembre del 2004,
nel piazzale davanti casa, sotto gli occhi della sua famiglia. Quel giorno erano in tre e scesero dall'auto e fecero fuoco all'impazzata. Per lo più spararono per terra e probabilmente con l'intento di far disperdere la folla o con un tentativo di intimidazione. Però i colpi rimbalzarono e ferirono 5 ragazzi incolpevoli. 2 di questi proiettili di rimbalzo colpirono Antonio alla schiena. Antonio venne colpito perché non riusciva a scappare. Non riusciva a scappare perché non poteva. Così quei colpi sparati per colpire un malvivente ci portarono via il nostro Antonio, e lo portarono via davanti agli occhi del fratello che stava andando a prenderlo per andare con lui a mangiare una pizza insieme ai suoi amici, e davanti agli occhi del padre e della madre e della sorella. Da quel giorno cambiò tutto. I proiettili che trafissero il cuore di Antonio trafissero anche le menti e il cuore di noi. Ma purtroppo non è tutto. Infatti sembra che chi muore sparato a Scampia sia un camorrista. Antonio fu ucciso 2 volte. La prima volta da una mano folle di un assassino e la seconda volta dalle autorità e dai giornali, che scrissero di Antonio come un delinquente, come un malvivente, scrissero che fu ammazzato un pusher, uno spacciatore. Non gli fu neanche riconosciuto il diritto di un funerale cristiano, fu scortato dall'ospedale al cimitero, non entrò neanche in chiesa. Agli occhi del mondo Antonio era un camorrista, agli occhi delle persone che non lo conoscevano era uno dei morti ammazzati in una faida. Quindi venne infangata, senza ritegno, una persona candida e pulita, rendendo ancora peggiore qualcosa che sembrava impossibile da peggiorare. Dopo un primo periodo di totale sconforto abbiamo deciso di reagire e di combattere per Antonio affinché venga fatta giustizia. E nel 2009, dopo una serie di indagini e delle rivelazioni di un collaboratore di giustizia, viene riconosciuta l'innocenza di Antonio. Quindi oggi Antonio è riconosciuto come una vittima innocente delle mafie. Noi come famiglia ci teniamo molto a ringraziare l'Associazione Libera e anche il coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti di criminalità, che sono stati indispensabili con il loro affetto e con il loro sostegno che ci hanno dato e che ci danno ancora per la lotta che la famiglia ha sostenuto. E vorrei dire che senza di voi oggi noi non saremmo qui a far conoscere a tutti che bella persona era Antonio. Grazie. Miele. E sono Giuseppe Miele, fratello di Pasquale Miele, morto nell'89, il 6 novembre. Vengo da Grumonevano, provincia di Napoli, alla periferia proprio di Napoli, vicino Secondigliano, Scampia, quella zona lì, Melito, quindi proprio nel cerchio dove c'è questo male terribile che è la criminalità. Io e mio fratello conducevamo un piccolo laboratorio di abbigliamento a conduzione familiare e mio fratello non c'è più perché abbiamo detto no al ricatto della camorra, del pizzo.
loro vedendosi rifiutato questo, a questo ricatto, sono venuti a fare un'azione intimidatoria per intimidire la nostra famiglia, e mio fratello non c'è più. Io non mi sono fermato a questo evento, è da oltre 15 anni che lavoro come volontario nel carcere di Secondigliano, offrendo due volte a settimana un po' del mio tempo libero, andando a raccontare lì all'interno proprio del carcere quello che è accaduto. Proprio come è avvenuto, e non vi nascondo che tante volte dall'altro lato c'è perplessità di come sia potuto accadere tutto questo. Ecco, con questo voglio dire che subito dopo l'evento ho intrapreso un cammino all'interno della Chiesa, parlo del cammino neocatecumenale, ecco, dove pian piano ho incominciato a scoprire che si può anche perdonare. Chiaramente è molto difficile, e ci sono delle volte che umanamente anche io provo molto dolore ancora dentro, perché è terribile in un momento perdere un fratello, mio fratello era anche socio nel laboratorio di abbigliamento. Ecco, dopo tanti anni, sono solo 2 anni, io, questa è la seconda volta che partecipo a questo raduno, ho conosciuto questa nuova famiglia, oltre alla famiglia che ho incontrato anche nella chiesa, nel cammino neocatecumenale, nei volontari del carcere Secondigliano. Questa è la terza famiglia che conosco, quella di tutti quanti voi, dei familiari delle vittime, Don Luigi, persone che mai mi sarei sognato di conoscere, e che ho imparato a volere molto bene, più forse della mia famiglia stessa. C'ho 5 figli, 2 stanno qui con me. Vi ringrazio. Cari amici, mi chiamo Sidney Lombardino, la mia famiglia ed io veniamo dalla Sicilia, precisamente da Porto Empedocle, cittadina marinara in provincia di Agrigento, che ha dato Natale a Grande Camilleri, ma che a suo malgrado ha versato un altissimo contributo di vite cadute senza colpa per mano mafiosa. Il mio bisnonno, Giuseppe Lala, era il papà di mia nonna Beatrice ed è una delle 1000 vittime di mafia che oggi stiamo ricordando e commemorando nel giorno della memoria. Credetemi, vedervi così numerosi mi crea un'emozione indescrivibile che non mi consentirà sicuramente di dire tutto ciò che avrei voluto dirvi, ma pazienza, vedrò di farmi forza ed andare avanti. Lo faccio per mio nonno, per tutte le altre vittime innocenti e per noi tutti che siamo qui perché abbiamo perso qualcuno che abbiamo amato. Io non ho avuto l'onore di conoscere il mio bisnonno, non ero ancora nata e mia mamma aveva appena 6 anni quando barbari assassini uccisero il mio bisnonno. Io ho saputo della barbarie di quel gesto solo pochi anni fa e sono rimasta sconvolta, perché è difficile comprendere come uomini possano uccidere altri uomini, donne e bambini innocenti, che siano maledetti. In occasione di questa bellissima manifestazione si è parlato e si continuerà a parlare di mafia e di vittime delle mafie. Si chiamano Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacro Corona Unita, non importa, tanto sono tutte organizzazioni criminali da annientare. La mia famiglia ed io odiamo, ripudiamo, borriamo e malediciamo la mafia, e
e che in un solo istante ha tolto la vita a mio nonno, unitamente ad altri due suoi giovani colleghi, Domenico Vecchio ed Antonio Valenti. Questi tre bravi uomini, tre onesti padri di famiglia, il pomeriggio dell'8 maggio 1982, finito il loro turno di lavoro, si apprestavano a lasciare il cantiere in cui lavoravano per fare ritorno a casa fra i loro affetti. Voglio ripetere i loro nomi, anche se sono stati ripetuti migliaia di volte. Si chiamavano Giuseppe Lala, di 55 anni, Antonio Valenti, di 38 anni, e Domenico Vecchio, il più giovane, di appena 26 anni. Avevano una vita davanti a loro, dovevano raggiungere i loro obiettivi. Ma annientati da un comando di spietati killer al soldo delle cosche mafiose, che scambiati per i titolari dello stabilimento, aprirono il fuoco a colpi di Kalashnikov, ammazzandolo tutti e tre. Mio nonno non ha potuto conoscere molti nipoti che sono nati dopo, non ha potuto conoscere pronipoti, non ci ha potuto abbracciare, giocare, passeggiare noi con lui e lui con noi. La mia bisnonna aveva 53 anni, mia nonna ne aveva 28 e mio zio 26, compagno di scuola di Domenico Vecchio, e mia zia Rossana di anni ne aveva solamente 18. Un particolare: l'8 maggio 1982 era la festa della mamma. Pensate che bel regalo hanno fatto a mia nonna e alle altre mamme e mogli che hanno alle altre mamme e mogli dei colleghi di mio nonno Giuseppe. Madrama nel Damma nel 2010 e salutava su in cielo mia zia Rossana, la più piccola, che a seguito dello shock subito dopo dall'uccisione di mio nonno si ammalò di una grave malattia che le segnò la vita e l'ha fatto spegnere il 19 luglio del 2010. Nello stesso giorno in cui 18 anni prima morì Paolo Borsellino. Da quel maledetto 8 maggio 1982 sono dovuti passare ben 15 anni perché le vittime del barbaro attentato fossero riconosciute dallo Stato come vittime innocenti della mafia. Ma quello che fa rabbia è che lo Stato, per mettere il suo sigillo di innocenza per quei caduti, ha dovuto attendere che un collaboratore di giustizia, perché quella gente non si pende, fa i suoi calcoli, cerca di stare in galera il meno possibile, ammettesse che quella strage era stata commessa per errore. Ma non ci voleva la testimonianza del collaboratore, ci voleva solo il buonsenso. Di Porta Empedocle, del mio paese, era pure Filippo Zebbia, altra vittima di mafia innocente, riconosciuta oltre un decennio dopo quel maledetto 22 settembre 1986, sempre a Porta Empedocle, quando un comando sparò l'impazzita verso i bersagli, uccidendo anche gente innocente. In quell'attentato rimase miracolosamente illeso anche Andrea Camilleri, il papà del commissario Montalbano, che ha trovato il coraggio di raccontare questa brutta esperienza solo poco tempo fa. Anche Filippo si trovava, secondo me, nel posto sbagliato al momento sbagliato, perché era al bar con la sua ragazza, per godersi il meritato riposo della domenica dopo una settimana di lavoro. Vedete, cari amici, storie come quella di mio nonno, dei suoi colleghi, di Filippo Zebbia, sono storie che occupano le prime pagine dei giornali nel momento in cui accadono, ma sono storie che passano subito nel dimenticatorio, perché queste vittime, non essendo uomini dello Stato, sono, secondo me, considerando vittime di serie B, vittime in cui si ricorda solo in giornate come queste, giornate dedicate a tutte le vittime e non solo alle vittime illustri. Cari amici, oggi è il momento giusto per non smettere mai di lottare contro le mafie. Lo Stato ha messo a segno colpi importanti che hanno indebolito queste piovre, che rendono l'Italia in generale, ma soprattutto il nostro sud, il nostro popolo, molto spesso oltraggiato, vituperato, considerato quasi connivente con le logiche delle associazioni mafiose. Stato che fino a pochi anni fa lo abbiamo sentito lontano, che ieri tendeva a disconoscere, anzi a negare l'esistenza della mafia, mentre oggi, grazie al sacrificio di donne e uomini che hanno combattuto a muso duro, si batte in prima linea. Spero che giovani come me non debbano vivere altri indulti come quello gravissimo che ha subito la mia famiglia e altre famiglie di 1000 vittime. Ciao a tutti. Voi sapete che come Libera da anni ospitiamo anche persone impegnate in altri paesi del mondo e abbiamo qui con noi oggi Pérez Esquivel. Io chiedo scusa se la mia pronuncia è sbagliata. Si presenterà lui chi è? Il premio
la pace argentina. Ah, sì. Mi chiedeva di... Sì, allora... Premio Nobel per la pace argentino 1980. È argentino, è come il nuovo Papa, che speriamo porti tanto. È stato premio Nobel per la pace in Argentina. Sì, sì. Sì. En primer lugar, les traigo la solidaridad y el apoyo. Innanzitutto vi porto la mia solidarietà e tutto il mio appoggio. He escuchado muchos testimonios del dolor, del drama que vivieron víctimas de la mafia. Ho ascoltato molte testimonianze di dolore e dei drammi che avete vissuto come vittime della mafia. Como ya escucharon, vengo dell'Argentina. Yo soy un sobreviviente della lucha contro la dictadura militar. E come avete ascoltato, io sono argentino, vengo dall'Argentina e sono un sopravvissuto della lotta contro la dittatura militare. Pero también de las luchas sociales. Así como hay mafias aquí, hay mafias en muchos otros lugares. Ma anche della lotta del mondo. Della lotta e nei conflitti sociali, come c'è la mafia qui, c'è la mafia in molti altri paesi del mondo. ¿Qué hacer sobre esto? Lo que tratamos de hacer es organizarnos, porque hay mucha impunidad jurídica. Lo que queremos hacer es organizarnos, hay mucha impunidad jurídica. Quello che cerchiamo, che possiamo fare contro queste mafie, quello che cerchiamo di fare è organizzarci, perché c'è molta impunità nella giustizia giuridica. Y lo importante es que los pueblos, las organizaciones se unan para trabajar conjuntamente y buscar el derecho de verdad y de justicia y superar la impunidad. E la cosa importante è che i popoli, le organizzazioni si uniscano e lottino per fare in modo che l'impunità venga combattuta e che la giustizia prevalga. Come trasformare il dolore, il sufrimiento in organizzazione e in una forza che pueda evitare che eso continui. E come si può trasformare il dolore, la sofferenza in un'organizzazione in modo che si possa combattere e che si possa dar fine a fare in modo che questo non continui. Ustedes están organizando, tienen una experiencia de estas luchas sociales en bien del ser querido, pero en bien de toda la comunidad, en bien del pueblo. E voi avete un'organizzazione, vi siete organizzati e condividete questo dolore, questa lotta sia per voi stessi, per i vostri cari, ma per il bene di tutti quanti, di tutto il popolo. Así que les traigo, les deseo mucha fuerza y mucha esperanza para que poder ayudar a los pueblos a vivir dignamente. E quindi vi auguro molta forza e molta speranza per fare in modo che aiutare i popoli a vivere degnamente. Grazie. Grazie. Allora, siamo come sempre di corsa e abbiamo sempre la veglia da fare poi insieme. Facciamo gli ultimi due interventi. Buonasera, sarò brevissimo. Mi chiamo Massimiliano Noviello e sono il figlio di Domenico Noviello, assassinato dal clan dei Casalesi il 16 maggio del 2008. Questa è la prima volta che
che salgo sul palco e racconto una vicenda personale. Lei è mia sorella Maria Rosaria e la nostra storia nasce, parte nel 2001, quando io e mio padre, che avevamo un'autoscuola a Castel Volturno, subiamo un'estorsione. E alla prima richiesta in famiglia se ne parla come ci dobbiamo comportare a questa richiesta. Ed io e mio padre decidemmo di denunciare. Dopo 7 anni dalla denuncia, mio padre è stato assassinato. Perché è stato assassinato? È stato assassinato perché ha avuto il coraggio di denunciare. E visto che all'epoca a Castel Volturno eravamo gli unici in quel territorio, siamo stati presi come l'esempio negativo e per questo siamo stati puniti. Come dice un mio amico Tony Mira, bisogna raccontare le cose positive. Le cose positive sono che oggi, dopo la morte di mio padre, è nata un'associazione anti-racket che si chiama Domenico Noviello. Oggi, se io vivo sotto scorta, il presidente dell'associazione anti-racket di Castel Volturno è un cittadino comune, ci sono 10 commercianti che hanno denunciato, sono 10 commercianti che vivono liberamente a Castel Volturno. È iniziato il processo, la mia famiglia non ha cambiato strada, si è costituita parte civile, c'è stata la sentenza, 3 hanno chiesto il rito abbreviato, c'è stato già il rito abbreviato, l'ergastolo sono stati chiesti a questi 3 che hanno, di altri 7 invece il processo è in atto e stiamo aspettando l'esito quanto prima. Un'ultima cosa, tempo fa ho letto che della Chiesa ha fatto una dichiarazione dove parla che questo Setola che stava in carcere è uscito, perché? Perché ci sono queste persone in queste zone grigie che hanno consentito che uscisse e questa persona poi che cosa ha fatto? Insieme a medici compiacenti hanno fatto sì che questa persona poi è scappato e ha fatto poi queste stragi, la strage dei nigeriani e i 18 omicidi che si sono susseguiti. Voglio concludere per dare spazio agli altri, grazie. Scusate che non mi so esprimere tanto bene perché sono emozionata, anche perché sono una povera anziana. Io sono la moglie, di Vittorio Scifo. All'epoca, molto tempo fa, era conosciuto, era un uomo che faceva parlare molto di sé. Allora mi è successo che mia figlia aveva 16 anni, ha conosciuto un delinquente, un poco di bene, buono, e, insomma l'ha trulupitata e così è nata una bambina che all'epoca aveva 7 mesi. L'ho lasciato davanti una porta e non l'ho più rivista. Al mese successivo hanno ucciso mio marito. Io dopo 30 anni che lotto, e lotto veramente, anche la figlia oggi è grande, è diventata donna e mamma. E finalmente, grazie a Don Giotto e all'Associazione Libera, ci troviamo in questo momento di avere questo supporto, di essere difese della mafia. Io dopo 30 anni abbiamo preso questo signore collaboratore di giustizia e ci sono 8 che parlano che hanno ucciso mio marito perché è stato la mafia a distruggere questa ragazza, dove l'hanno presa e l'hanno strangolata con un filo di corda. E io oggi, ancora tutt'oggi, la sto cercando. L'hanno condannato a lui per 30 anni, ma a me non interessa. Può anche uscire, a me non... io mi interessa tanto e spero di trovare mia figlia. Non voglio altro, di trovare mia figlia.
Spero di portarci un fiore nella sua tomba. Grazie, grazie. Volevamo riuscire stasera a raccontarvi anche qualcosa di positivo, di quello che stiamo costruendo tutti insieme, di dircelo. Però come tutte le volte che ci troviamo insieme, il tempo non è mai abbastanza. Però due piccole cose ve le vogliamo dire. La prima è che l'impegno era quello di far sì che la memoria superi le nostre testimonianze, le nostre presenze, che quindi possa rimanere qualcosa di scritto di tutte quelle storie che noi ci raccontiamo quando ci incontriamo. E per questo si è cominciato un percorso con dei quaderni che raccontano le storie. È il primo quello che è stato scritto, ma ci auguriamo che sia il primo di una serie che faccia sì che rimangano queste storie nel futuro. Chiaramente le storie che abbiamo raccontato, vi ripeto, sono le prime. Continueremo a incontrare tutti voi in modo che siano tutte, in qualche maniera abbiate tutti la possibilità di raccontarle. Enza avrebbe dovuto fare un passaggio, ma ha rinunciato per far parlare un maggior numero di familiari. E la conclusione, devo dire, Enza saluta almeno, me l'ha detto lei. No, io è sempre una grande emozione e dopo le storie vive sembra una cosa in più, però secondo me è anche importante perché volevo insomma dare delle comunicazioni o dirvi insomma come Libera queste storie che vengono raccontate poi hanno un loro ingresso nei tribunali, devono anche essere, come vi dicevano anche loro, insomma questa loro solitudine nell'andare a trovare la verità, la giustizia. Noi sappiamo che ci sono molte, molte storie che ancora non hanno verità e giustizia. E quindi su questo noi stiamo molto lavorando, perché noi pensiamo che se non c'è giustizia e non c'è verità in un fatto, in un evento, in una morte, è ancora questa, è quasi una seconda morte. Quindi su questo stiamo lavorando molto per dare anche a livello tecnico. È chiaro che abbiamo avuto anche difficoltà ad approcciarsi con un Parlamento che dovrebbe francamente anche essere qui con noi e capire, sentire e ascoltare le storie. Io non voglio andare nelle cose tecniche che stiamo cercando di fare, che stiamo sollecitando, che quotidianamente sollecitiamo, sia sotto l'aspetto legislativo che regolamentare, ma una delle cose che vogliamo e che stiamo cercando di fare era quella di, per noi è veramente inconcepibile in un paese che ci possa essere una data, due date che frappongono, per cui prima di quella data quegli eventi, seppur riconducibili a fatti di mafia, non possono essere riconosciuti fatti di mafia o di terrorismo. Per noi è un fatto inconcepibile, quindi ci stiamo lavorando. C'è un progetto di legge fermo al Senato, noi speriamo che il nuovo Parlamento prenda questo progetto di legge e lo faccia camminare con celerità, perché la cosa che chiedono i familiari, l'abbiamo ascoltato, è quello di avere verità, ma di avere anche verità immediata, subito, perché questo è un fatto che ancora di più dà un senso anche a questa comunità, a queste storie che devono avere, dobbiamo riconsegnarle, dobbiamo, come dire, camminare insieme, però perché le persone, i cittadini, le mamme, i papà possono conoscere quello che è successo. Questa è una delle cose che battaglieremo, speriamo che il nuovo Parlamento su questo abbia una maggiore sensibilità e ci metta testa e anima. In alcune leggi non possono essere neutre, alcune leggi devono avere l'ascolto e devono metterci appunto anima. Questa è l'altra cosa importante per cui abbiamo fatto una battaglia, c'è anche per questo un progetto di legge, è quello del fatto che far diventare valore la testimonianza e quindi fare in modo che i familiari vittime possano andare nelle scuole, nelle associazioni, nei luoghi, in tutti i luoghi per raccontare. Il racconto è storia, ci si riunisce, ci si ritorna e ci si mette insieme. Questa è un'altra delle battaglie che stiamo facendo. Ma una cosa importante, voi avete ascoltato e ascoltiamo la solitudine dei familiari quando devono approcciarsi anche alla confusione o anche a tutte quelle che sono i meccanismi legislativi, regolamentari,
conoscendo che ci sono particolarità, è molto particolare la legislazione che interessa i familiari delle vittime, i familiari delle vittime del dovere del terrorismo, però noi pensiamo che su questo, anche quando i familiari vanno nei tribunali, la solitudine non è più possibile, che i familiari debbano sentire queste solitudini anche in queste aule. Perché guardate che i mafiosi sono sempre più forti anche in quelle aule, quando vedono la solitudine dei familiari, è un rapporto di forza, ma è anche un rapporto, la parte offesa deve essere la protagonista di un processo, deve essere centrale la parte offesa nel processo, perché chiede giustizia e verità e ha consegnato un suo familiare la morte, e questo non è più possibile. Noi per questo come Libera siamo accanto ai familiari delle vittime di mafia, ma anche nei processi. Ma non è solo questo, perché potrebbe sembrare una cosa, siete vicino ai familiari, ma noi andiamo nei processi e portiamo con noi i ragazzi. Secondo noi è anche educazione alla legalità andare nei processi e stare accanto ai familiari, che diventano più di più numerosi in quelle aule. Vogliamo portare i ragazzi, i giovani, perché devono guardare in faccia quanta ribrezzo deve fare la mafia per quello che fa anche in quell'aula. Quindi questo è un percorso che stiamo facendo, mi spiace se l'ho dovuto dire correndo, però ci tenevo a far parlare, a dare più spazio agli altri a parlare, però questo è un percorso che stiamo facendo. E pensate che in tutte le aule dove siamo andati, ma a Torino, a Napoli, a Reggio Calabria, a Palermo, vediamo che siamo quasi da parte dei mafiosi e i familiari dei mafiosi, ma cosa vogliono? Ma noi lì siamo dalla parte del giusto, noi siamo nel nostro luogo, non siamo in un posto sbagliato, siamo nel luogo in cui si celebra, si cerca la verità e ci vogliamo essere. Grazie, grazie, buon cammino insieme. La parola a Nando per... Tocca a me chiudere, e vi assicuro che vedere Palazzo Vecchio pieno di familiari di vittime di mafia fa impressione. Qualcuno mi ha detto, sono venuto la prima volta, pensavo di trovare 20-30 persone, invece trovo Palazzo Vecchio pieno, un popolo. E credo che sia importante raccogliere le idee dopo quello che si è sentito, rendersi conto del senso delle testimonianze che abbiamo avuto. Perché qualcuno ci dice, il maresciallo si è barricato dentro il bar, mentre fuori si sparava. Qualcuno ci dice, di nuovo, il maresciallo ha dato un appuntamento sulla superstrada in una piazzola e poi mi ha detto di lasciar perdere, che è troppo pericoloso. Il prefetto che dice, davanti a casa sua non si accenderà neanche un cerino. Invece c'è la bomba che uccide il padre del sindaco. E queste cose fanno pensare. Io ricordo che quando siamo andati a Napoli e ricordammo davanti al cimitero di Casal di Principe Don Giuseppe Diana, c'era uno striscione che era stato messo proprio sopra l'ingresso del cimitero, in cui si diceva noi siamo morti perché voi non eravate abbastanza vivi. E bisogna pensarci. Bisogna pensare a quante morti ci sono state perché altri non erano abbastanza vivi. Perché persone che facevano il loro dovere sono state uccise perché altri non facevano il loro dovere. Quello che è successo al papà di Massimiliano e Maria Rosaria, lo ricordava, ma ha colpito anche me. Domenico Noviello venne ucciso dal capo dell'ala militare dei Casalesi, il quale era stato riconosciuto come cieco da una falsa perizia da un oculista di Pavia. Noi queste cose le dobbiamo ricordare, perché è vero che ci sono la mafia, la camorra e l'andrangheta, e poi c'è qualcuno fuori che aiuta la mafia, la camorra e l'andrangheta. E noi sappiamo che chi è qui non ha queste storie alle spalle, semmai le ha dovute subire, che i nomi che verranno recitati
tra un po', tra qualche minuto alla veglia, e verranno recitati anche domani mattina, sono nomi di persone che non si sono voltate dall'altra parte, sono nomi di persone che non hanno scambiato la propria dignità per la propria convenienza, persone che hanno fatto l'interesse dello Stato e della collettività. I nomi che verranno recitati non sono nomi di persone che hanno fatto false perizie, che hanno tirato giù la serranda di un bar e che hanno consigliato di guardare da un'altra parte chi stava subendo una violenza. Io penso che questo renda grande il momento della veglia e il momento di domani. Sono due momenti che riguardano l'Italia civile. Non c'è molto da aggiungere a questo. È importante la solidarietà che si sta costruendo. Alcune testimonianze le abbiamo sentite anche perché nascono coordinamenti regionali di familiari di vittime, come è successo recentemente anche in Lombardia. Anche in Lombardia nasce il coordinamento regionale dei familiari delle vittime, per dire quale sia l'estensione, la penetrazione di questi fenomeni. Però mi viene da dire questo: il Paese è in una grande situazione di precarietà, in una grande situazione di incertezza anche morale. Bene, domani quei nomi rappresentano una certezza morale per il Paese. Nel momento in cui non si sa da che parte guardare, c'è un nucleo di valori che viene offerto da quelle persone tutte insieme, che dicono al Paese in che cosa credere, che cos'è lo Stato, cosa sono le istituzioni e perché bisogna andare avanti. È una grande testimonianza quella che viene data dai nomi che in sequenza vengono nominati. Dice: non sappiamo più a chi credere, non sappiamo più a che cosa credere. Credete in loro, credete in quello che vi hanno dato, credete in quei nomi e nei valori che quei nomi rappresentano. Ci vediamo alla veglia, grazie a tutti. Allora, un attimo, un avviso, un attimo.